Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi senatori, il dibattito odierno ci ha consegnato l'immagine piuttosto nitida delle idee e dei valori che si misurano sotto la superficie di una contesa solo apparentemente incardinata su numeri e parametri. Siamo una forza parlamentare responsabile, che conosce bene l'importanza degli obblighi internazionali e l'esigenza di qualificare il Paese nella percezione dei mercati in termini di affidabilità. Ma non possiamo né vogliamo rinunciare al ruolo proprio, nobile e alto della politica. Non si governa l'Italia e nemmeno l'Europa contro gli italiani e contro gli europei. Se le regole che si pretende e ci si ostina ad applicare non funzionano, è compito della politica metterle in discussione e, se necessario, cambiarle. Veniamo da due lustri di misure restrittive. I loro effetti li subiscono già oggi, non c'è bisogno di attendere il futuro, sulla propria pelle milioni di italiani sprofondati in stato di povertà si manifestano in un crescente disagio sociale, nell'aumento della disoccupazione, in una complessiva perdita di competitività del Paese. Questa maggioranza ha scelto una netta inversione di rotta rispetto al passato ed ai suoi esiti. Riteniamo che occorra una politica economica declinata in misure anticicliche capaci di contenere gli effetti della fase recessiva e rilanciare la crescita partendo da una ripresa significativa della domanda interna. Non sono valutazioni estemporanee, ma trovano conferma precisa e scientifica nelle elaborazioni di economisti come il premio Nobel Paul Krugman o di Richard Koo, il primo studioso della crisi asiatica della fine del XX secolo. Tutti concordano, nel solco della lezione keynesiana, che nelle congiunture come quella attuale di dimensione sistemica si debbano adottare politiche espansive. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha dovuto rivedere le proprie posizioni dinanzi alla spirale recessiva alimentata dall'austerity, ammettendo che perseverare nell'utilizzo di moltiplicatori calcolati nel periodo pre-crisi potrebbe provocare effetti ancora più negativi. La manovra proposta dal Governo va proprio in questo senso, offrendo uno stimolo all'attività economica e alla domanda privata, finalizzato a realizzare un più alto livello del PIL nominale, così da ridurre nel triennio il rapporto debito-PIL operando anche sul denominatore. Il deficit programmatico per il 2019 al 2,4% contiene peraltro, e nessuno lo ha citato, la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'incremento delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti, sulle quali tutte le forze presenti in questo Parlamento avevano assunto precisi impegni con i cittadini italiani. Signor Ministro, l'impegno del Governo a mantenere sotto controllo l'andamento dei saldi di finanza pubblica anche attraverso un controllo trimestrale delle spese, rappresenta la chiara volontà di perseguire una gestione dei conti più responsabile che in passato ed una buona base di partenza per aprire un confronto ampio e aperto con le istituzioni europee. Un confronto che non può rinunciare però alla nostra Weltanschauung, alla nostra visione del mondo, della quale siamo latori, è l'uomo, il cittadino, al centro. L'economia e la finanza devono tornare ad essere strumenti in mano all'uomo per regolare e governare le risorse. Non possiamo più accettare che siano i numeri e i parametri della finanza e dei mercati a determinare le vite, la povertà e l'infelicità della gente. Senza scomodare la morale bentamiana, noi siamo davvero convinti che il valore della felicità pubblica sia quantificabile e dunque possa essere assunto come criterio dell'agire. Bentham formulò un'algebra morale, cioè un calcolo quantitativo delle conseguenze dell'agire pubblico in termini di felicità collettiva prodotta. Ecco, noi vorremmo un'Europa attenta agli effetti delle politiche pubbliche, anche di bilancio, sulla vita dei cittadini. E nella consapevolezza della perfettibilità di ogni scelta, ribadiamo il nostro sostegno all'azione del Governo perché massimizzi l'interesse e la felicità degli italiani. Per tutte queste ragioni, a nome del gruppo Lega, Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione, annuncio il voto favorevole sulla risoluzione numero 1. Grazie. Grazie, senatore Solinas.